Benvenuti a Riflessi su Prima TV, canale 17. Oggi tanti ospiti e tanti argomenti nuovi. Parleremo di consulenza d'immagine per i matrimoni con Roberta Saviano. Parleremo poi del ruolo di Serbia e Kosovo negli equilibri geopolitici dell'Europa con l'avvocato Marcello Lala. Parleremo infine di Costituzione con Ernesto Manfredonia. Adesso parliamo subito di consulenza d'immagine per i matrimoni con Roberta Saviano qui in studio. Benvenuta Roberta. Grazie, buonasera a tutti. Roberta Saviano è consulente d'immagine, personal shopper e wedding planner. Esatto. L'estate è periodo di matrimoni, quindi ti chiedo, come organizzare un matrimonio perfetto? Non c'è una regola precisa per l'organizzazione di un matrimonio perfetto, la cosa importante è l'ascolto. Perché gli sposi si rivolgono ai wedding planner proprio per realizzare il loro sogno e quindi deve essere tutto perfetto ovviamente per loro. Perché molti si decidono di affidarsi invece proprio alla figura del wedding planner, una figura che in questi ultimi anni ha preso sempre più piede anche qui in Italia. Sì, in realtà è molto diffusa all'estero, ma anche in Italia ultimamente sta prendendo piede l'affidarsi al wedding planner, perché la vita è frenetica e perché si vuole sempre raggiungere quel sogno e realizzarlo, quindi il wedding planner ti aiuta a non incorrere in quegli errori che potresti fare perché magari sei preso dall'emozione o perché non hai conoscenza di tante cose, tante regole. Diciamo che al di là della problematica del tempo c'è anche la problematica effettivamente che per far uscire un matrimonio perfetto bisogna pensare a tante di quelle cose, che avere un supporto che non sia soltanto il supporto magari della mamma, della suocera o delle cognate, diciamo, può essere d'aiuto proprio l'aiuto di un professionista. Per quanto riguarda appunto la figura del wedding planner, che cosa caratterizza un wedding planner professionista? L'ascolto. È importante che il wedding ascolti quali siano i desideri degli sposi e cosa vogliono in realtà realizzare, anche perché non sempre sono concordi o non hanno la stessa idea e spesso capita che hanno anche vergogna di dirselo, di confrontarsi, quindi un bravo wedding prima di tutto deve ascoltare quali sono i desideri e le esigenze degli sposi e poi cercare di costruire questo magico ingranaggio che farà in modo che tutto sia poi perfetto per quel giorno. Di solito chi ha più influenza sulla scelta, sulle decisioni, lo sposo o la sposa? Beh, di solito... O la suocera e la mamma. Forse il wedding aiuta tanto chi ha parenti invadenti, nel senso che la suocera, la sorella, la zia vogliono partecipare a questa grande festa anche nell'organizzazione. E il wedding diciamo che è quello che riesce anche un po' a mettere dei paletti, ad arginare queste loro... Quindi diventa veramente una figura importantissima per gli sposi, per evitare anche... È un ottimo mediatore. Quindi un'ottima. Ci sono a volte delle, dei problemi che possono incorrere quando si organizza un matrimonio? Quali possono essere? Svariati, immensi. Infatti il wedding planner deve essere il mago del matrimonio, quello che deve avere sempre una soluzione per qualsiasi cosa accada. Può succedere che si rompe una spallina dell'abito e quindi devi essere lì pronto anche a saper dare un punto, che ne so, il fiorista ha avuto un imprevisto e non riesce a farti l'allestimento, quindi devi avere sempre il piano B. Il wedding planner, la wedding planner è una figura che sta dall'inizio fino alla fine. Sì, esatto. E pensavo che ci fosse soltanto durante l'organizzazione e l'inizio, invece no, segue tutto il matrimonio. Si occupa di tutta la progettazione, cioè gli sposi vanno dal wedding, espongono quali sono i loro desideri, qual è il loro sogno da realizzare, il modo, lo stile e il budget. E poi da lì parte tutto, la scelta del vestito è la cosa più semplice e ovvia, diciamo.
ma alle spalle c'è, non so, la location, il giorno, scegliere il giorno giusto, concordare il fioraio, scegliere un tema che sia poi il filo conduttore di tutto quanto l'evento, in modo tale che poi non sia caotico. E quindi si segue un filone in tutto, dalle partecipazioni all'abito, all'allestimento, alle bomboniere, alla musica. Questo influisce tanto anche lo stile, che cosa vogliono gli sposi per il loro matrimonio, se è un matrimonio elegante, un matrimonio sfarzoso, un E quando non matrimonio. sono d'accordo gli sposi, vabbè, ho capito che c'è questa figura Un di po'. mediazione. Cosa Ecco, beh, succede? bisogna saper mediare, e cercare di, quella è la festa di entrambi, quindi bisogna cercare di mettere d'accordo Tutti e due. tutti e due, sì, chiaramente sì, I anche se poi alla budget. fine uno dovrà, magari Certo, uno dovrà cede su una comunque. cosa e uno su un'altra. Magari brava, sceglieranno a Sì. turno cosa sono disposto a sacrificare adesso, ma magari per la Esatto. prossima Bisogna ragionare scelta poi sarai tu a tanto. sacrificare. Bisogna ragionarci sulle cose e capire qual è poi il meglio anche per quella determinata situazione, insomma. Per quanto riguarda i budget, invece, che prima ne stavamo, diciamo, stavamo accennando, di solito un matrimonio costa veramente tanto. È possibile realizzare un matrimonio perfetto, quindi non parliamo di un matrimonio qualsiasi, sempre un matrimonio perfetto che soddisfi entrambi gli sposi e le famiglie degli sposi con un budget un poco più ridotto. Infatti hai detto la parola giusta, perfetto, ma per gli sposi, perché perfetto è una cosa molto soggettiva. Quindi si va a realizzare il sogno degli sposi. È chiaro che se si ha un budget molto limitato, magari non si farà un ricevimento lungo dalla mattina fino alla notte, con cambi di abiti, non so, musicisti che si interscambiano tra di loro. Sarà una cosa un po' più semplice, ma comunque d'effetto, comunque molto bella, comunque elegante. Come si svolge la consulenza d'immagine per gli sposi? La consulenza d'immagine per gli sposi, innanzitutto si parte dall'armocromia, dalla seduta di armocromia. È fondamentale, per la sposa, soprattutto che indossa di solito l'abito bianco, vedere se il suo sottotono è un caldo o freddo, perché questo consente di poi, farle indossare, un colore che la illumini. Quindi un bianco magari con un. Piuttosto che l'avorio, Ok. chiaramente se è un tono caldo indosserà l'avorio, se è un tono freddo indosserà un bianco ottico. Quindi non basta soltanto scegliere, Sì, diciamo, l'abito che ci piace di ma più non così ad finisce occhio. qui, perché poi c'è lo studio della forma del viso per le acconciature, Il make-up. la forma, esatto, per il make-up, la forma delle sopracciglia, lo studio della body shape per scegliere l'abito giusto, perché si deve dare equilibrio alla figura. Quindi se avremo, non so, una sposa con i fianchi particolarmente morbidi e le spalle un po' più piccole, si deve dare equilibrio alla figura cercando un abito che abbia uno scollo che valorizzi e metta in equilibrio i fianchi con le spalle. La stessa cosa è per l'uomo. Si fa la seduta di armocromia per vedere se il tipo di blu o di nero, a seconda dell'abito che vuole indossare. Perché anche ne il nero ha ben nero, ma il blu ha tante sfumature e quindi anche in quello bisogna vedere il sottotono. Diciamo che in questo modo si previene un po', si abbassa quella probabilità di quelle zie, di quei parenti che iniziano a criticare puntualmente sposa e sposo al matrimonio, Esatto. perché almeno abbiamo qualcuno, un professionista che consiglia il modo giusto, così da ad Evitare. occhio sì, di dire ma stai benissimo a prescindere. Sì, ma infatti È un ottimo è supporto. brutto quando viene detto: ah, ma che bell'abito, oppure che bella acconciatura. Il lavoro giusto è Bella quando tutta. il risultato giusto è quando gli viene detto: ma come stai bene? Ma come stai bene significa che stai bene in toto, cioè dall'acconciatura, sei d'armoniosa con il vestito. Esistono trucchi per nascondere i difetti, ma anche l'uomo poi si trucca, tra l'altro. Sì. Anche l'uomo si trucca e ultimamente ci tiene tanto alla cura di sé. Quindi
quindi ha la sua beauty routine con le sue creme, la cura della barba, la cura delle sopracciglia, così come le donne. Quindi sì, ci sono anche dei trucchi sia per gli uomini che per le donne, lo sappiamo, un po' il contouring. Sì, il camouflage, sì, usano il contouring, chiaramente negli uomini deve essere meno evidente, no, rispetto a come si truccano le donne, come vengono sì, truccate le donne. Immagino. Però il camouflage, diciamo, è in voga anche negli uomini, sì. Quali sono i criteri per scegliere quindi l'abito perfetto? Una volta che abbiamo capito che comunque bisogna stare attenti a tutte queste piccole cose, c'è qualche segreto, qualche trucco comunque? Poi che cosa bisogna seguire per la scelta dell'abito che più... Il cuore, perché alla fine l'abito è quello che tu hai sempre sognato sin da piccola. E magari il wedding planner, che è anche consulente d'immagine, può aiutarti nella scelta dell'abito giusto in base alla forma del corpo e quindi ti dà i consigli giusti per apparire in maniera vincente, diciamo bella, armoniosa. E non c'è un segreto, perché poi ognuno ha una propria fisicità e ha un proprio carattere, una propria personalità, e sono cose che non devono poi retrocedere nella scelta dell'abito, perché chiaramente io non indosserò mai un abito che non mi fa sentire poi a mio agio durante tutta la giornata, no? Quindi per questo ho detto ci vuole il cuore. A proposito di carattere, per scegliere l'abito, di andare incontro alle esigenze e tutto, la scelta dell'abito invece dei genitori, già questo già dice lunga, perché immagino che abbiano le idee ben precise e magari non sono idee che sempre che possiamo definire eleganti, fini e in linea con quello che sarà, diciamo, il tema della sposa, la sposa, potrebbe succedere un qualcosa sì, del genere. Quando un genitore si impunta che vuole quella cosa lì, magari è un qualcosa che pure è un po' passato di moda, come si può rendere felice il genitore, ma così come appunto farlo aderire un po' a quello che è il tema del matrimonio? E beh, insomma, bisognerebbe farlo un po' ragionare su quelli che sono i desideri degli sposi e farlo rientrare in linea con quelli che sono, che è lo stile dell'evento, del matrimonio. Chiaramente poi ci sono delle persone che hanno il carattere un po' difficile o che magari non si sentono a proprio agio in un modo piuttosto che in un altro, e allora si lavora con gli accessori o con le acconciature. Stessa cosa per testimoni, damigelle, devono essere coordinati con gli sposi in qualche modo, o comunque col tema del matrimonio? Sicuramente se ci sono le damigelle, sicuramente sono coordinate con il tema del matrimonio, con i colori che vengono scelti dagli sposi. E questo sicuramente. Per quanto riguarda il dress code, ci sono degli sposi che lo indicano proprio nell'invito, nella partecipazione all'evento. E quindi bisogna attenersi al dress code richiesto. L'importante è non vestire mai di bianco. Ah, ecco, infatti, questo era un qualcosa che si dice sempre: mai andare a un matrimonio vestiti di bianco. Ma perché? È perché si toglierebbe la scena alla sposa, che è già vestita di bianco, così come il rosso. Il rosso è un colore che attira molto l'attenzione. Ma un bianco, per esempio, stemperato con qualche altro colore, quindi non totalmente sì, bianco, no, bianco, chiaramente il bianco bianco da sposa proprio. È chiaro però... che si parla di total white, il total white no, il total sì, red è... no, total black no, però se sono delle fantasie... O comunque accessori colorati, accessori che colorati. Quindi là potrebbe essere permesso, oppure sempre assolutamente evitare. Eh sì. Sempre evitare, ok ragazzi, evitate assolutamente quindi di vestirvi di bianco ai matrimoni, non è, diciamo, la scelta vincente. Per quanto riguarda gli ospiti, che appunto se non è invece dichiarato il tipo di il dress code consigliato, che come possono vestirsi a un matrimonio? Cioè, dipende. Ci sono a volte, infatti, perché vedo a volte persone che vestono magari un po' bellissimi abiti lunghi, quindi molto molto eleganti, sono adatti per un matrimonio, altri ospiti che magari invece vestono un poco più eleganti, ma un po' di meno rispetto agli altri, quindi come coordinarsi, come organizzarsi? Questo è un po' difficile, perché a meno che appunto gli sposi non indichino
Sulla partecipazione, il dress code richiesto, gli invitati, gli ospiti saranno un po' vestiti in maniera personale, nel senso come si sentono di partecipare all'evento. Ci sono persone che non so, fanno parte della famiglia e quindi vogliono a tutti i costi un abito che sia pomposo, importante. Invece c'è l'amico che si presenta anche in maniera più tranquilla al matrimonio, vestito in maniera più semplice, elegante, ma comunque in maniera più semplice. Tu che sei personal shopper, quale consiglio dai in questi casi? Quando bisogna andare a scegliere nella scelta del vestito, quando vogliamo acquistare un vestito nuovo, perché a volte c'è chi magari utilizza qualche vestito che già, ma quando dobbiamo scegliere il vestito, quali criteri dobbiamo seguire? Ma non c'è un criterio in particolare, cioè non ci sono delle regole. Le regole del bon ton, quelle classiche, ormai oggi non sono più seguite come una volta, non c'è più questo rigore. Abbiamo visto anche nei matrimoni dei reali che, voglio dire, non ci si veste di bianco e di rosso, erano vestiti di bianco e di rosso. L'abito lungo non andrebbe di mattina, ma si presentano con l'abito lungo anche di mattina. Quindi, è un po', non ci Quindi ci sono sono più delle ormai regole delle sugli abiti regole, lunghi ecco, non oppure si è più no? così rigidi. Quindi ci sarebbero però delle regole in Ci effetti. Ok, sarebbero delle regole, però sì. ormai la moda è cambiata, magari Dipende, sai, la. anche dagli ambienti, anche dalle zone dell'Italia. Per esempio, al nord ci tengono meno e partecipano ai matrimoni con abiti più semplici, che sono poi degli abiti sfruttabili anche, non so, per altri tipi di eventi, che può essere andare a teatro piuttosto che il cinema o a cena con gli amici. Quindi non c'è questa eleganza particolare o paillettes e lustrini come magari si vedono più negli abiti delle cerimonie al sud. Perché invece vorrebbe avere un look elegante, raffinato, che regole dovrebbe seguire? Quali sono, diciamo, i consigli per chi volesse un po' iniziare ad avvicinarsi a un altro tipo di look un poco più sofisticato? Sempre per persone che hanno necessità di partecipare ad un evento tipo questo, mi No, stai chiedendo in in generale? generale sì. Allora, quello che io dico sempre a tutti i miei clienti è di vestire come loro si sentono, nel senso di non spersonalizzarsi. Il consiglio sì, ma prima di tutto, come ci si sente? Poi è chiaro che attraverso l'analisi della figura, della body shape, sarebbe, no? Si va a capire qual è il modo di vestire migliore per presentarsi nella maniera migliore. Queste sono le regole fondamentali che ti aiutano ad avere un'immagine vincente e sofisticata allo stesso modo. Quindi come non esagerare? E non esagerare, allora come diceva Chanel, vestiti, truccati, metti gioielli, indossa i gioielli e poi togli qualcosa. Cioè è sempre meglio un po' meno che un po' più. Esatto. Quindi stessa regola anche per i matrimoni. Per quanto riguarda sempre i matrimoni, qual è il tipo di smalto per la sposa che deve utilizzare? Può usare uno smalto colorato su un vestito bianco? Penso di no. O sì? È una questione di gusti, non dovrebbe esserci uno smalto colorato, di solito si usano i colori pastello lattiginosi, quindi bianco, rosa chiaro, il French, anche il nude va tanto, chiaramente non il rosso, il verde o l'azzurro, perché insomma stonerebbero, a meno che non sia una sposa particolarmente giovane o particolarmente estrosa che ha improntato il suo matrimonio in una Con un chiave tema totalmente particolare. moderna e particolare, allora vabbè, fa parte del gioco. Ma anche la borsa per la sposa esiste? Sì, L'accessorio da avere quando appunto ci si sposa? esiste l'accessorio per la sposa, la borsina piccolina che di solito lei lascia alla damigella, all'amica o alla mamma. E c'è il necessaire, io dico per la chiesa perché c'è il fazzolettino, perché a qualcuno scappa sicuramente la lacrimuccia, e quindi La sì. scelta dei gioielli invece come avviene?
Di solito si indossano gioielli di famiglia, nel senso la suocera regala un gioiello alla sposa o la mamma della sposa le presta un gioiello per l'occasione o le regala un gioiello per l'occasione. Poi c'è l'anello di fidanzamento che andrebbe indossato. E stessa cosa anche per, diciamo, per l'uomo, per lo sposo? Ci sono dei gioielli in particolare? Gemelli. I gemelli se indossa la camicia che consente l'uso dei gemelli. Ci sono dei gemelli che sono importanti, ci sono dei gemelli che si tramandano da padre in figlio. E la scelta delle scarpe invece come deve avvenire? Perché poi immagino, no, la sposa se dovesse mettersi i tacchi alti, infatti, a meno che non riesce veramente a stare tutto il giorno così. Infatti io però consiglio sempre il doppio paio di scarpe. Un paio di scarpe magari più alto se la sposa vuole indossare le scarpe con il tacco, perché ci sono anche spose che si sposano con le ballerine o con i sandali flat e quindi vogliono stare basse, comode tutto il giorno. Tanto in quel caso magari l'abito è talmente lungo da davanti, esatto, che non si vede, sì, diciamo, sì, il ma tipo anche, di scarpa. Anche le scarpette da ginnastica quasi quasi andrebbero bene. No, sì, c'è stato un matrimonio con veramente? Le All-Star. Sì, 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 lui e lei con le All-Star sotto l'abito. Bellissimi, giovani, comodi, chiaramente. Ovviamente. Giovani, chiaramente. Sì, io consiglio sempre il doppio paio di scarpe, anche perché sotto l'abito lungo non si vede il cambio. Lì per lì magari devi fare delle foto, quindi si vede il particolare, cammini, ma poi quando sei in sala durante il ricevimento puoi indossare la scarpa un po' più bassa e quindi goderti la giornata in tranquillità. Un'ultima domanda riguarda il cambio abito. Quanti cambi d'abito possono esserci? È consigliabile il cambio d'abito oppure va benissimo anche avere lo stesso abito dall'inizio fino al termine, diciamo, del matrimonio? Non c'è una regola. Di solito si faceva prima il cambio d'abito, prima del taglio della torta o subito dopo quando si consegnavano le bomboniere. Oggi ci sono delle spose che sono particolarmente estrose e a cui piace cambiare l'abito durante la cerimonia. Io ho seguito una sposa che ne ha cambiati 3 di abiti durante il suo evento. Ci sono spose che restano con lo stesso abito dall'inizio alla fine. Ma erano abiti, cioè tutti di quelli là, tipo tutti bianchi, belli? Sì, uno lungo, uno corto, uno con i pantaloni. Ah, ok, quindi proprio 3 stili diversi. Tre stili diversi, esatto. Scelta delle bomboniere invece? La scelta delle bomboniere è un po' soggettiva, tutte cercano l'oggetto che sia qualcosa di utilizzabile, che non venga accantonato, che non venga cestinato, però anche lì poi si asseconda il gusto degli sposi e si cerca qualcosa di carino e di rappresentativo dell'evento. E cosa può essere più o meno un consiglio di oggetto rappresentativo dell'evento? Ma dunque a tuo gusto? A mio gusto? No, io non do consigli personali perché non mi sarebbe un influenzare, no, qualcuno, no. È una scelta molto personale, deve essere una cosa sentita. Una sposa, per esempio, che si è sposata nel giorno dell'Immacolata, era il periodo prenatalizio, e quindi la loro storia, che era nata l'inverno scorso, si sono sposati in inverno, hanno fatto come bomboniera questa pallina in ceramica da appendere all'albero, che era molto carina, deliziosa, chiaramente è un oggetto che tu... Questa è una cosa carina e utile, effettivamente. Sì, è una cosa simpatica, così come magari hanno fatto i profumatori per l'ambiente, che sono cose comunque carine, fatte fare anche da artigiani in ceramica, se ne trovano industriali, cioè fatte in serie da aziende, ma si trovano anche fatte da ceramisti molto bravi. Grazie Roberta Saviano. Vorrei anche farti chiederti, ma tu ti occupi anche, se non sbaglio, di consulenza d'immagine delle aziende, sì, quindi dei brand, aziende. Di cosa si tratta velocemente? Le aziende devono proporre il loro prodotto e devono farlo al meglio, deve essere la loro azienda rappresentativa del prodotto che stanno proponendo.
E quindi c'è la costruzione del logo, del sito, c'è l'immagine della location. Quindi pure la scelta del colore. La scelta del colore, la scelta delle divise, il disegno delle divise di cui mi occupo personalmente, perché chiaramente non posso fare tutto, quindi mi affido a delle persone con le quali io collaboro. Molto interessante, lo approfondiremo magari in un'altra puntata questo tipo di argomento. Io ringrazio Roberta Saviano per essere stata qui con noi oggi, abbiamo parlato di consulenza d'immagine per i matrimoni e di organizzazione dei matrimoni. Quindi Roberta Saviano, consulente d'immagine, personal shopper, wedding planner. Grazie Roberta. Grazie a voi, buona serata. Adesso mandiamo un attimo 2 minuti di pubblicità, restate con noi. Ben ritrovati a Riflessi su Prima TV, canale 17. Adesso siamo in compagnia dell'avvocato Marcello Lala che ci parlerà della situazione in Kosovo e Serbia, cioè che ruolo giocano all'interno dell'equilibrio geopolitico in Europa. Benvenuto avvocato. Buonasera, salve. L'avvocato Marcello Lala è giornalista editorialista di Stilo 24, console onorario di Serbia. Stiamo vivendo un periodo un po' di caos in un certo senso, questa guerra in Ucraina ci ha un tantino destabilizzati. Che cosa cosa sta succedendo effettivamente in questo momento attuale? Ma diciamo che ci troviamo di fronte a un riequilibrio dell'ordine mondiale. Le mosse di Putin sono state a dir poco azzardate, i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché di fatto Putin sta perdendo questa guerra ingiusta, perché una nazione come la Russia avrebbe dovuto vincere una guerra lampo in Ucraina ed è quello che lui pensava di fare, invece siamo già oltre un anno da questo conflitto perché c'è stata l'opposizione ferma non solo del popolo ucraino ma anche di tutta l'Unione Europea e di tutto il mondo occidentale, perché salvare l'Ucraina dall'aggressione russa significa salvare il mondo occidentale dall'invasione di idee, pensieri e azioni di una cultura completamente diversa da quella nostra, che è una cultura di democrazia, di pace sociale, una cultura di libertà. Sicuramente le cose non stanno andando come lui aveva, pensato in maniera preventiva, perché chiaramente c'è una guerra che si sta protraendo nel tempo. Però è anche vero che ci sono stati dei nuovi equilibri anche economici interni alla Russia, dove si è un po' riorganizzata, dove è riuscita a rifiorire nonostante tutto. Ma rifiorire non direi tanto, perché i dati economici della Russia sono tragici. La Ma non Russia... sono più tragici i nostri? No, assolutamente. Sono tragici loro e basta pensare che la Russia non è Mosca e San Pietroburgo. La Russia è vastissimo, un territorio che vale 2 volte l'Europa, se non 3 volte l'Europa, e nelle periferie russe si accusa in maniera drammatica la grave crisi economica che sta attraversando il paese. Ed infatti di qualche giorno fa che c'è stata una prima ribellione da parte della Brigata Wagner, che ha tentato di varciare verso Mosca. Diciamo che Prigozhin aveva un altro intento fondamentalmente, anche perché lui vorrebbe rafforzare ulteriormente questa guerra e vorrebbe essere un poco più pesante come modalità di aggressione. Quindi sicuramente non è in linea con Putin su questo punto di vista, ma sicuramente non è a vantaggio dell'Europa quello che lui ha fatto. Assolutamente no, ma ha testimoniato la fragilità di Putin in questo momento, perché nessuno mai si sarebbe permesso di poter reagire e opporsi al regime putiniano. Quindi voglio dire, sicuramente è stato un segnale di debolezza, tant'è vero che di Prigozhin non si sa più niente e all'interno delle forze armate russe sta avvenendo una vera e propria repulisti, un vero e proprio repulisti, alcuni ufficiali non si trovano più, la Brigata Wagner non si sa più che fine ha fatto. Infatti quindi Putin ha messo un po' l'out, cioè o rientrate nell'esercito ufficiale oppure... E non l'hanno fatto rientrare nell'esercito ufficiale, non si sa più che fine abbiano fatto questi uomini. Quindi insomma
I primi segnali di è stato sicuramente un primo segnale di debolezza. Adesso bisogna capire quanto tempo durerà questo segnale di debolezza. Ancora non vediamo una via d'uscita da questa guerra. Secondo lei c'è una via d'uscita nel breve termine? A breve termine non credo. A breve termine non credo, perché anche è fallito la missione di pace del Vaticano. È fallita, nel senso che il cardinale Zuppi è tornato perdente da questa missione di pace. Ha incontrato delle seconde file del governo, ha incontrato il patriarca russo, il quale gli ha ribadito con forza, diciamo, le ragioni la di Putin. La loro posizione ferma. E quindi, insomma, questa missione di pace, sulla quale molti speravamo, diciamo, è fallita. Quindi sul breve termine io non punterei. Punterei sicuramente alla caduta di Putin, nel senso che c'è un grande malcontento anche da parte di oligarchi russi che si trovano in condizioni difficili dal punto di vista anche economico. È una testimonianza il fatto che quando Prigozhin stava andando verso Mosca hanno preso gli aerei e sono scappate tantissime persone da Mosca, anche a costi esorbitanti, anche jet privati per scappare da Mosca. Quindi, voglio dire, c'è una certa oligarchia che sta scricchiolando e incomincia a ribellarsi. Però, diciamo, al breve termine non vedo una risoluzione della guerra in maniera pacifica. Anche perché poi, se dovesse cambiare, diciamo, non dovesse esserci più Putin, c'è sempre un punto interrogativo di chi prenderebbe il suo posto, se qualcuno migliore o peggiore. Quindi, assolutamente sì. Cioè, diciamo, bisogna più puntare sulla negoziazione attuale, secondo me, che sperare in qualcosa che non è controllabile, potrebbe veramente sfuggire. Questa è ancora una grande incognita. Comunque è una potenza nucleare che ha più di 600.000 testate nucleari, quindi penso che veramente rispetto a questa è ancora una grande incognita, ecco, e non c'è ancora un sostituto in grado di poter garantire quella pace che poi servirebbe dopo. Che danni ha comportato invece questa guerra per l'Italia? Ma in un primo momento abbiamo subito dei danni, soprattutto dal punto di vista energetico, però la solidità e la compattezza della risposta europea e di paesi come la Germania, che ha subito danni ancora più grandi dal punto di vista energetico, perché la Germania era quella che aveva il maggior acquisto di gas dall'Unione Sovietica e dalla Russia, prima dall'Unione Sovietica e poi dalla Russia, questa grave crisi energetica è stata tamponata. Tant'è vero che le tariffe si sono bloccate, a un primo aumento che noi abbiamo avuto, e quindi da questo punto di vista siamo riusciti a tamponare questa crisi economica forte. Ovviamente ci sono aziende italiane che lavoravano in Russia e che non lavorano più e che non possono lavorare più, però gli italiani sono bravi ad adattarsi e a cambiare, diciamo, le regole del gioco durante la corsa. Quindi, insomma, da questo punto di vista io sono ottimista. Non mi piace il linguaggio diplomatico ed elegante, l'Italia è capace di adattarsi, ma l'Italia che cosa ci guadagna? Perché sta continuando, diciamo, a non tirarsi indietro, sempre in prima linea? Ma non è un guadagno, né un... Cosa spera di ottenere? Quando ci sono valori di democrazia e libertà in gioco, non è mai un guadagno o una perdita. L'Italia combatte perché crede nella libertà e nella democrazia, che sono i valori del fondativo. Sicuramente il popolo italiano crede in questo. Per quanto riguarda invece, diciamo, chi sta in alto, che cosa spera di ottenere da questo tipo di guerre? Da questa guerra in particolare. Ma io non credo che si tratti di ottenere qualcosa, si tratti di difendere questi valori per il nostro paese che aderisce all'Unione Europea e che aderisce ai valori del mondo occidentale, che sono fatti di libertà e democrazia, cosa che invece in Russia non c'è. Voglio ricordare che molti degli oppositori di Putin sono morti, sono stati uccisi, giornalisti dissidenti come la Politkovskaya è stata uccisa dal regime. Ma questa cosa qui, io sono d'accordo con quello che lei sta dicendo. Il punto è che io vedo che anche l'Ucraina è molto simile alla Russia su questo. Quindi ci sta un qualche cosa, la storia un poco ci insegna in realtà, che quando c'è una guerra, perché si va ad aiutare quella popolazione? Solitamente non è mai in modo disinteressato, nel senso che magari i cittadini si avvicinano con quel desiderio di far
di aiutare veramente la popolazione, di poter magari farle progredire in alcuni posti del mondo, però dall'altro lato abbiamo degli interessi, quindi volevo sapere se secondo lei c'erano questi interessi, però vedo che comunque secondo lei non ci sono. No, ci sono gli interessi, guarda, gli interessi fondamentali sono la libertà e la democrazia, perché spiego subito, se Putin avesse invaso l'Ucraina in maniera rapida, sarebbe subito andato in Moldavia e con la Bielorussia avrebbe conquistato anche la Polonia. Quindi ci saremmo trovati di fronte a un'invasione dell'Europa occidentale e questo avrebbe avuto sicuramente poi dei riflessi anche sui Balcani, di cui parleremo tra poco. E quindi è stata fermata questa invasione e questo modo di fare, di aggredire i popoli di Putin. Quindi questo è sicuramente l'interesse principale, tant'è vero che la NATO non è intervenuta, ma ha dato un appoggio esterno all'armata ucraina, che era un governo, diciamo, di recente costituzione. E io voglio ricordare una cosa in particolare. Noi abbiamo visto le immagini dei ragazzi, dei giovani di Kiev che scappavano durante i primi bombardamenti. E una cosa che mi è rimasta molto impressa è stata quella che questi ragazzi vivevano all'occidentale, il loro modo di vestire, il loro modo di vivere, il loro modo di partecipare alla vita democratica del loro paese, era un modo occidentale. Ma c'è sempre stato uno scambio molto forte anche con l'Europa, con l'Ucraina, quindi noi da sempre abbiamo accolto quindi ucraini. Loro guardavano ad Occidente e non guardavano ad Oriente, lì dove c'è la Russia di Putin. Ah, questo sì, sicuramente. Ho capito che comunque la mettiamo su un altro piano. Io cercavo di indagare alcuni punti riferendomi un po' alla storia, però non fa niente, andiamo avanti. Io volevo chiederle un'altra cosa perché abbiamo poco tempo. Kosovo e Serbia, in tutta questa situazione, perché lei comunque è anche console onorario di Serbia, quindi ci saprà dare qualche informazione in più, che ruolo giocano, anche la loro storia, qual è il loro ruolo all'interno di un equilibrio geopolitico europeo? Allora, i Balcani hanno un ruolo fondamentale nel ruolo geopolitico europeo, sia la Serbia che il Kosovo, che è uno Stato che si è autodeterminato, e ha fatto un referendum farlocco e ha dichiarato la sua indipendenza con l'appoggio degli americani. Voglio ricordare che a Pristina c'è la statua di Bill Clinton, tanto per far capire l'appoggio che è stato dato al Kosovo. Successivamente in Kosovo, i presidenti del Kosovo erano dei criminali di guerra, non lo dico io, sono Aradinaj, è stato arrestato dal tribunale dell'Aia. Quindi voglio dire, da questo punto di vista i due stati hanno sicuramente un ruolo importantissimo. La Serbia a sua volta ha fortissime influenze cinesi dal punto di vista economico, la Cina ha invaso il paese con decine di aziende e ha sicuramente ancora un'influenza russa. Sono molto vicini a Putin. Putin ogni volta che andava in Serbia veniva accolto come uno dei più grandi capi di Stato. Quindi insomma, Kosovo, Serbia sono paesi dove le influenze dei servizi segreti dei vari paesi sono fortissime, enormi, nel senso che li troviamo francesi, tedeschi, gli italiani sono presenti in Kosovo con la KFOR, comandano la KFOR che cerca di mantenere la pace. In questi mesi, nell'ultimo mese ci sono stati degli scontri violentissimi tra serbi e kosovari, quindi tra la minoranza serba e la maggioranza albanese. Che tra l'altro questo è un tipo di scontro che va avanti da anni. Da dopo la guerra dei Balcani, no? Quando c'era Milosevic. Quindi ci furono gli accordi di Dayton che spartirono questo territorio e negli accordi di Dayton ci fu anche la nascita di questo Kosovo, questo Stato che si è autodeterminato. Quindi insomma i Balcani sono sempre un punto molto importante. Il nostro Stato, lo Stato italiano, in questi mesi ha cercato di riportare al centro della politica estera i Balcani occidentali, cercando di fare una grande conferenza, ha fatto una grande conferenza a Belgrado, la stessa conferenza è stata fatta anche a Roma, c'è una maggiore attività da parte delle nostre istituzioni del Ministero degli Esteri a Belgrado, tant'è vero che proprio l'altro ieri si è insediata la prima sede estera della SIMEST, cioè la società degli investimenti esteri italiana a Belgrado. Quindi insomma c'è una grande attenzione e si capisce che lì dove c'è un equilibrio in quelle zone c'è l'equilibrio anche in Occidente, perché un conflitto è sempre dietro l'angolo,
basta un piccolo incidente. Qual è la motivazione principale appunto di questo conflitto tra Serbia e Kosovo? Storica. Non tutti lo sanno. I serbi dicono Kosovo e Serbia, cioè Kosovo e Serbia. Quindi è stato sottratto questo territorio. Che si è voluto dichiarare indipendente. Si è voluto dichiarare indipendente. C'è il disegno della grande Albania da parte degli albanesi contro i serbi. C'è la famosa e storica battaglia dei Merli, una battaglia che fece sì che bloccarono i turchi che stavano invadendo l'Europa e furono bloccati e ci furono centinaia di migliaia di morti e i Merli che mangiavano questi morti erano praticamente il simbolo di questa terra. Quindi voglio dire, ci sono ragioni storiche molto ma molto profonde. Ci sono quindi queste nuove tensioni che si rifanno in realtà a queste storie vecchie del passato. Del passato. Possibile che in tanti anni non si è riuscito a ritrovare una risoluzione? Dopo tanti anni ancora non si riesce a riconoscere un'indipendenza effettiva? Cioè nel senso che c'è ancora questa guerra in atto, ancora questo tipo di ideologie. Che cosa si potrebbe fare invece per mediare, per porre fine a questa guerra? L'Europa deve giocare un ruolo fondamentale, cioè portare la pace in questi paesi. Noi lo stiamo facendo con la nostra forza di interdizione che è la KFOR. Sono scontri sporadici che avvengono in Kosovo tra serbi e kosovari. Far rispettare le minoranze, far rispettare le varie religioni che sono presenti su quel territorio, i musulmani che sono gli albanesi e gli ortodossi che sono i serbi. Quindi insomma sicuramente l'Europa, e l'Europa ha preso coscienza di questo, deve giocare un ruolo molto ma molto importante per la democrazia e per la libertà e per la tolleranza di questi popoli. E se l'Europa gioca questo ruolo si riuscirà a tenere e a mantenere la pace. Anche i giovani di Serbia e Kosovo, ma soprattutto i giovani di Serbia, guardano verso l'Occidente, si divertono all'occidentale, escono all'occidentale, si vestono all'occidentale, amano il nostro territorio. Che cosa gli manca per poter entrare a tutti gli effetti nell'Unione Europea? Proprio questo, cioè stabilire una volta per tutte il rispetto delle minoranze, sia religiose che dal punto di vista dei diritti civili. La Serbia ha fatto grandi passi, tant'è vero che la Premier è dichiaratamente omosessuale, ha una compagna, quindi voglio dire, per la Serbia questo è stato un grandissimo passo avanti. A livello culturale, dice? Sì, a livello culturale. Ma a livello proprio pratico, per poter entrare effettivamente nell'Unione Europea, per essere riconosciuti come... Cioè ci sono comunque delle carenze che non riescono a colmare? Sì, sono carenze proprio dal punto di vista della tolleranza nei confronti degli altri paesi e delle altre religioni, quindi è anche questa loro ambiguità dal punto di vista politico, geopolitico, cioè scegliere se essere amici della Russia e dell'Oriente o scegliere di essere amici dell'Unione Europea. E cosa dovrebbero fare? Io voglio sapere praticamente cosa approvare dovrebbero delle fare. Leggi che rispettino le minoranze e che tutelino le minoranze. Perché approvando la legge riuscirebbero in questo modo? Assolutamente qui. Sì. E cioè, hanno già ideato delle leggi che stanno cercando di portare assolutamente avanti? Assolutamente sì, nella Costituzione, hanno cambiato la Costituzione, ma non solo, hanno ricevuto tanti soldi dall'Unione Europea. E la maggior parte della popolazione non è d'accordo su questo tipo di, Ci sono ancora delle grandi minoranze, quindi parlo 20%, 30% della popolazione, che è ancora legata a retaggi del passato, sì, assolutamente sì. Quindi diciamo fondamentalmente restano sempre un problema culturale queste guerre? Assolutamente, il culturale e religioso. E la soluzione sarebbe omologare un poco di più tutti alla visione. Ricordiamoci che i serbi sono ortodossi e che i kosovari sono musulmani. Quindi diciamo, e questo è poi ma stato anche su questa cosa qui ne possiamo parlare tranquillamente, anche per esempio in Bosnia abbiamo la parte occidentale e la parte musulmana che convivono tranquillamente. Però sono stati l'origine della guerra. In Bosnia e Erzegovina sì. È scoppiata la guerra proprio perché ci furono queste minoranze, la famosa strage di Srebrenica, ma non solo. Ci furono attacchi durissimi da parte dei serbi nei confronti della popolazione bosniaca tra musulmani e ortodossi, ma lì c'è stata una grande manovra dal punto di vista proprio economico e culturale dell'Unione Europea che ha fatto sì che con gli accordi di Dayton riuscissero a stabilire. Io per esempio per un periodo della mia vita mi sono occupato di una regione che si chiama Repubblica Srpska, che è una piccola regione che si trova in Bosnia e Erzegovina dove c'è la minoranza serba.
quella è frutto dei raccordi di Dayton, dove si cerca ancora adesso di far vivere insieme la minoranza serba con la gran parte della maggioranza della popolazione bosniaca che è musulmana. Quindi ci sono sempre equilibri labili. Sì, sicuramente. Io ho visto comunque che ne hanno fatto quasi un punto forza la Bosnia su questa differenza. Sono state in Bosnia, al di là dell'aver visto i palazzi che ancora riportano i segni della guerra che ci fu. Anche a Belgrado dell'ex Jugoslavia, ancora. Dove con tutti questi proiettili i palazzi ancora comunque non bombardati. Non tutti, esatto, ancora con pezzi mancanti importanti. Assolutamente. Però c'è questo punto particolare dove valichi, cioè basta un passo per ritrovarti dalla parte occidentale austriaca a quella, diciamo, più appunto musulmana, con tutte altre caratteristiche, con tutte altre tradizioni. E un altro punto importante è la lotta alla corruzione e alla mafia. Questi popoli sono sempre dei popoli che hanno un altissimo grado di corruzione, perché hanno stipendi molto bassi e tenori di vita alti. E quindi ovviamente un funzionario pubblico guadagna 400-500 euro al mese, ma la vita, soprattutto nelle grandi capitali come Belgrado, è paragonabile alla vita nostra. E la mafia, cioè, basta pensare che il 90% dell'eroina e della cocaina proveniente dall'Afghanistan passa attraverso il Kosovo e l'Albania. I due più grandi criminali dei Balcani sono serbi e sono due grandissimi trafficanti di droga. Quindi anche la lotta alla corruzione e alla mafia sono elementi che bloccano in questo momento il loro accesso nell'Unione Europea fino a quando non si farà chiarezza su questi criminali. Quindi anche la possibilità di riportare questo modello che è stato utilizzato per la Bosnia anche, diciamo, in questi altri paesi. Assolutamente. Ok, io ringrazio l'avvocato Marcello Lala per essere stato qui con noi oggi. Avvocato, grazie mille. Ricordo che è giornalista, editorialista di Stilo 24 e console onorario di Serbia. Adesso restate con noi, due minuti ancora di pubblicità, tra poco parleremo della Costituzione italiana con Ernesto Manfredonia. A tra pochissimo. Rieccoci a Riflessi su Prima TV Canale 17. Adesso siamo in compagnia di Ernesto Manfredonia, dottore in giurisprudenza, giornalista, cultore della materia di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato. Benvenuto Ernesto. Salve a lei. Ernesto, la Costituzione italiana, oggi parleremo di questo argomento, Costituzione italiana e come è cambiata nel tempo, ma prima vorrei un po' fare una veloce carrellata sulla situazione italiana rispetto alla guerra. Prima l'abbiamo già parlato con l'avvocato Lala. Qual è la posizione dell'Italia dal punto di vista costituzionale rispetto alla guerra in Ucraina, quindi rispetto anche a rumori di guerre che potrebbero raggiungerci in qualche modo? Allora, per prima cosa io la ringrazio per questa domanda, perché si è dibattuto sempre sull'opportunità o meno, sulla legittimità o meno dell'intervento in guerra. La Costituzione prevede all'articolo 11 il divieto dello strumento della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e come strumento di offesa. Allo stesso tempo però prevede una limitazione della sovranità nazionale per delegarla ad ordinamenti sovranazionali che garantiscono la pace e la giustizia. C'è un dato storico ovviamente da analizzare. Il mio professore Giuseppe Di Genio, che saluto, mi diceva sempre che la Costituzione va letta sempre nell'ottica della storia. La Costituzione entra in vigore nel 1948. Un anno dopo, nel 1949, nasce la NATO, se non ha questo organismo sovranazionale del patto atlantico dei paesi dell'Occidente, all'indomani della conferenza di Yalta. Ovviamente i padri costituenti potevano immaginare che dopo la seconda guerra mondiale sarebbero nati degli organismi mondiali, però questo ha posto l'Italia in una condizione di collaborazione, non oserei dire assoggettamento, ma di collaborazione e di difesa ai valori dell'Occidente. Ricordiamo il caso della strage, dell'attentato del 2001 alle Torri Gemelle, e lì si giustificò l'intervento degli Stati Uniti in Afghanistan. Ovviamente lì era stato attaccato un paese della NATO
e quindi l'Italia, essendo paese della NATO, rientrava nella sua prerogativa intervenire, anche se l'Italia si è sempre proposto la sua collaborazione in interventi di pace, non di carattere bellico. Con l'Ucraina è un po' diverso il discorso, perché l'Ucraina non è un paese NATO, però lei ovviamente potrà obiettare che c'è stato un sostegno economico, se non altro un supporto militare. Su questo è parzialmente vero, perché l'Italia forse è l'unico paese europeo i cui atti sono stati segretati, almeno fino al governo Draghi, che è stato poi l'inizio del conflitto. Quindi su questo noi non sappiamo la reale entità di quello che rappresenta il supporto italiano in questo conflitto. Però c'è anche da dire, con una certa, svelando una certa ipocrisia, che in ogni conflitto mondiale, anche se non coinvolge direttamente la NATO, un sostegno indiretto, non direi nascosto, ma indiretto a uno dei due stati c'è sempre stato. Pensi al caso della Palestina e Israele. Insomma, ci sono comunque degli interventi soffusi e non sbandierati, come quello che potrebbe essere il caso dell'Ucraina. Se le cose dovessero cambiare velocemente, se ci potesse essere uno scenario che non ci auguriamo, quindi un allargamento di questa guerra dell'Ucraina anche diciamo ad altre nazioni e ad altri paesi, come potrebbe cambiare la nostra Costituzione? Ma guardi, su questo, in primis, cosa dice la Costituzione italiana riguardo alla guerra? Le citavo prima l'articolo 11, ovviamente la procedura è che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri per poter appunto attuare l'intervento. Ovviamente la formula ricalca un po' quello che era comunque anche lo Statuto Albertino, se non altro le vecchie Costituzioni. Però di fatto, le ripeto, l'intervento dell'Italia in guerra non presuppone una modifica della Costituzione, anche perché, se non altro, come dicevo, il vero, la golden share, il protagonista degli interventi militari sono soprattutto gli inglesi e gli americani, e in parte quelli francesi. Quindi l'Italia interviene solo in una seconda fase, se non altro in zone non considerate rosse, quindi non zone interessate dal conflitto, ma solo un supporto di carattere burocratico. Pensa al caso di Nassiriya, dove i carabinieri lì furono accidentalmente trucidati, però lì fu un incidente, perché non erano presenti in Iraq, in un'area che era comunque considerata rossa, ossia un'area coperta dal conflitto. Poi comunque, parlando di nazioni che magari potrebbero essere più coinvolte in conflitti, noi comunque abbiamo la maggior parte delle armi nucleari americane qui in Italia rispetto ad altri paesi, quindi diciamo ci potrebbe essere effettivamente un coinvolgimento maggiore. Come cambierebbe in quel caso la nostra Costituzione? Potrebbe cambiare? Ma in questo caso, ripeto, il rischio magari che si potrebbe creare è, se, poiché se ne sta discutendo in questi mesi, se cambia la forma di governo. Mi spiego. La forma di governo intendo il presidenzialismo. Il presidenzialismo significa dare al capo dello Stato il potere esecutivo, e prevede anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, come per esempio accade negli Stati Uniti, come accade in Brasile, e in una forma semipresidenziale in Francia. In quel caso potrebbe rappresentare paradossalmente un rischio, perché conferendo al capo dello Stato anche il potere esecutivo potrebbe verificarsi una maggiore facilità per il nostro Paese ad intervenire, soprattutto se l'elezione diretta e quindi espressione dell'elettorato. Quindi si va a votare direttamente il Presidente. Esattamente, esattamente. Però ovviamente questo è un'ipotesi e prevede una procedura aggravata che non si esaurisce in poche settimane o in pochi mesi, però il rischio è che se c'è una popolazione sensibile ad un intervento bellico e allo stesso tempo è quella che rappresenta la maggioranza nella votazione, nell'elezione di un Presidente della Repubblica con un potere esecutivo ed essere allo stesso tempo capo dello Stato, potrebbe rappresentare un rischio. Infatti, se lei si ricorda, c'è stato nella fine del mandato di Trump l'assalto al Capitol Hill. Cosa voglio dire con questo? Il rischio è che l'elettore spesso in queste forme di governo si confonde con il tifoso, e questo è un rischio, perché noi, se vediamo, le citavo prima, gli Stati Uniti, Brasile e Francia,
che paradossalmente sono i tre paesi dove si verificano le maggiori spaccature, soprattutto all'interno della popolazione, e dove si verificano e si consumano i maggiori disordini. Questo potrebbe rappresentare un dramma per il nostro paese, dove sono previsti dei limiti e controlimiti tra i vari poteri dello Stato, che da una parte peccano di un eccesso di democrazia, perché possono magari rallentare la macchina della nostra burocrazia e tutta l'impalcatura costituzionale, però dall'altro ci pone al riparo di quelle che possono essere un po' le faciloneria di interventi bellici e che purtroppo di cui paghiamo lo scotto con l'esperienza del ventennio fascista nel secondo conflitto mondiale. Noi italiani quanto ne sappiamo di Costituzione? Perché stiamo parlando anche di presidenzialismo, ma spesso quando vanno a votare gli italiani pensano che devono votare la persona e non hanno ancora capito in realtà cosa vanno a votare. Quindi in generale quanto ne sanno gli italiani della nostra Costituzione e qual è la differenza tra presidenzialismo e il nostro attuale governo? Diceva Gaber la democrazia e partecipazione. Se lei chiedesse ad un detenuto come è composto il codice penale o il codice di procedura penale, lei rimarrebbe sorpresa dalla lucidità con cui riuscirebbe a illustrare i vari istituti e i vari reati. Con questo cosa voglio dire? È l'approccio che si ha nei confronti del diritto, nei confronti della Costituzione. Oggi sicuramente con la rete si ha una maggiore facilità, grazie anche a costituzionalisti e a professori universitari che riescono con i media a diffondere magari un testo che prima era relegato tra le mura di un ateneo. C'è da dire che da una parte c'è stata un'indifferenza anche un po' da parte delle istituzioni. Io rimango sorpreso, negli ultimi anni ho notato che nelle scuole soprattutto mancava la foto del Presidente della Repubblica ed è per una questione di costi. Cioè, nel senso, mettere una foto del Presidente della Repubblica in un'aula di una scuola costa 30 euro o poco più. Lei dice, vale come il gioco vale la candela se una Io spesa... Io poi 30 euro per una foto, scusate, come al solito si deve esagerare quando si vanno a fare questi bilanci. Però se le deve considerare tutte le aule, deve considerare tutte le aule di tutta Italia. No, 30 euro a foto. 30 euro a foto. E ovviamente il mandato di un Presidente della Repubblica è di 7 anni, quindi si potrebbe anche supportare questa spesa. Quindi c'è stato un po' questa... indifferenza da parte delle istituzioni di sensibilizzare la popolazione alla conoscenza della Costituzione. Un altro problema è che la Costituzione si è spesso prestata, ovviamente non per colpa dei padri costituenti, a forze politiche che la sbandieravano per attaccare l'avversario e quindi non per delucidare la popolazione sul reale contenuto e dei diritti di cui godiamo tutti. Però allo stesso tempo posso dire che ci sono stati dei tentativi, basti pensare alla estensione dell'elettorato attivo ai diciottenni che possono anche votare per il Senato. Certo, lei mi dirà, noi abbiamo esteso questo diritto, però manca ancora una sensibilizzazione. Comunque siamo un paese giovane, la Costituzione è del 48, in un arco temporale che nella storia dell'uomo è veramente un lasso brevissimo. E poi c'è anche un dato storico-antropologico che, soprattutto il Meridione, è ancora legato a quella cultura di sudditanza, perché soprattutto il Sud Italia che è stato depredato da varie forze militari, dai Mori fino alle forze napoleoniche, vedendo sempre il monarca cambiare, nasceva soprattutto nel napoletano quella indifferenza nei confronti di chi era il monarca di turno e quindi obbediva a prescindere dalle leggi e di quello che era il potere. Quindi è un'incrostazione ancora presente soprattutto al sud. Però c'è anche da dire che dobbiamo dare tempo alle generazioni di rinnovarsi, se non altro di conoscere il testo costituzionale, che ripeto, oggi con i media e con internet è facile diffondere, come anche grazie a lei con questa trasmissione, con il suo contributo, riesce quantomeno ad informare coloro che vogliono appunto approfondire il discorso. Cosa significa essere cittadini? In teoria anche a scuola, una volta si faceva educazione civica, bisognerebbe dargli magari più spazio a questa materia rispetto a, diciamo, a quello che già attualmente ha. O mi sbaglio, come la pensa? Stanno nascendo anche, se non sbaglio, dovrebbe nascere il liceo giuridico. Il liceo giuridico dovrebbe, se non altro, prevede un percorso di studi orientato per gli aspiranti magistrati, notai e avvocati. Quindi è già un qualcosa, è già un passo in più. Però, ripeto,
Il vero scopo della Costituzione paradossalmente è quello di educare, ha una funzione pedagogica la Costituzione, perché è anche a dispetto di quelli che possono essere stati, per esempio lo Statuto Albertino, ma anche carte costituzionali simili coeve, non è un qualcosa che ci viene concesso dal sovrano, è un qualcosa che appartiene al popolo. Infatti già il primo articolo, l'incipit della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, quindi è un qualcosa che in teoria noi avremmo conquistato. Certo, il referendum Monarchia Repubblica del 1946 era un po' la fotografia del paese, a nord votarono Repubblica, quindi già c'era quella sensibilità della cittadinanza, mentre a sud era ancorata, come le dicevo prima, a quei dogmi della monarchia che quindi prevedeva il capo e il suddito, quindi non c'era l'esigenza della conoscenza delle leggi. Però, ripeto, la funzione educativa che mi auspico e ovviamente mi auguro per le prossime generazioni, credo che sia ad un buon punto. Poi, io mi auguro che oltre ad essere educativa sia anche ispirante in qualche modo, cioè nel senso che proprio di ispirare un comportamento più civile, un miglioramento, un altruismo, perché oggigiorno veramente ce n'è bisogno e lo stiamo vedendo, soprattutto nei giovani che non hanno più delle regole, perché non hanno neanche più tanto la figura guida dei genitori, che sono un po' anche loro allo sbando, allo sbaraglio. Quindi avere una Costituzione che in qualche modo possa indicare vivere civile, che sia anche basato sui valori italiani, penso che sarebbe veramente importante. Ma lei guardi, noi assistiamo a volte a delle violazioni palesi della Costituzione e ovviamente le etichettiamo come progressi della democrazia. Se io le dicessi che la famiglia e il matrimonio è fondata sulla società naturale, cioè la famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio, oggi è un anatema, perché adesso con la liberalizzazione della figura della famiglia che prevede anche coppie omosessuali o quant'altro, che sono unioni e non matrimonio, cercano di stigmatizzare quella che è la famiglia naturale, no? Quella che sia il padre, madre e figli. Però è prevista dalla nostra Costituzione, quindi... Quindi dovrebbero cambiare la Costituzione? Allora, se cambiano i tempi e i costumi, allora io posso anche prevedere, cambio l'articolo della Costituzione, lo adegua ai tempi, però poiché quella era comunque l'impostazione vigente, è chiaro che non c'è stato un adeguamento. Anche la riforma, se non altro il referendum sul divorzio, è vero che ha smantellato la famiglia, però, ripeto, là rientrava nella scelta dell'individuo se formare o meglio una famiglia, se sciogliersi dal vincolo matrimoniale. Però creare nuove forme di famiglia che ovviamente non rispecchino la società naturale prevista dalla Costituzione, insomma, dovremmo dell'uno o l'altra prevedere una modifica e una revisione. Quindi diciamo che la società attuale si sta un po' allontanando da quella che è la Costituzione, dai valori fondanti iniziali, per spostarsi verso altri valori e quindi una forma nuova di Costituzione. Non sappiamo dove ci porterà. Ma anche perché la Costituzione è nata in un contesto morale che era comunque quello del secondo dopoguerra, completamente diverso dal nostro. E quindi è cambiata anche la società, dal 68 in poi si sono liberalizzati tanti costumi, quindi è totalmente cambiata l'impostazione e ovviamente anche l'impalcatura di quella che è la società odierna rispetto a quella degli anni 50. Ben venga il cambiamento, se ispirato comunque da valori comunitari, valori che comunque possano avvantaggiare l'Italia in un buon vivere. Mi trovo d'accordo? Sì, sicuramente. L'importante è che su questo vedi il bello della nostra Costituzione, che è frutto di un compromesso di diverse istanze politiche, perché comunque contribuirono comunisti, socialisti, liberali, democristiani, quindi ci sono valori cattolici e valori liberali, si tutela l'individuo ma allo stesso tempo si tutela la collettività, la proprietà privata e la proprietà collettiva. Insomma, la Costituzione è bella, soprattutto quella italiana, è bella perché non esclude nessuno. Ovviamente lei potrà obiettare se accontenti tutti non accontenti nessuno. Non è vero, io credo nel rispetto, quindi credo nel rispetto della diversità e penso che sia questo uno dei valori che dovrebbero muovere poi anche i cambiamenti futuri della Costituzione. Sicuramente, lei mi citava prima di questa riforma che dovrebbe, se ne sta discutendo, però ovviamente ancora non nelle aule parlamentari, del presidenzialismo. Anche lì fu scelta la forma di governo parlamentare, cioè quella che noi abbiamo adesso, perché un po', come le dicevo prima, le diverse forze politiche
avevano bisogno di un compromesso. E quindi quella impostazione, quella forma di governo si confaceva a quelle che erano le caratteristiche di quel sistema politico. Quindi a, in un certo qual modo dare priorità al compromesso. C'è chi ha contestato questa, questa impostazione perché si credeva che la nascita della dittatura fosse figlia di un eccesso di democrazia. Pensiamo alla Repubblica di Weimar, che ha portato poi all'esperienza tragica del nazismo, e quindi un superpotere all'esecutivo. Infatti i tedeschi hanno dato maggior potere all'esecutivo, cioè al governo. Noi invece abbiamo proposto la prospettiva, ha detto, poiché abbiamo avuto il fascismo, quindi il capo del governo forte, creiamo un Parlamento forte in modo che può dare o revocare la fiducia al governo. Infatti i governi sono retti da un voto di fiducia da parte del Parlamento. Con il presidenzialismo, soprattutto sul modello americano, questo non avviene, ossia si elegge il Parlamento, infatti in America eleggono il Presidente della Repubblica e eleggono in seconda istanza oppure separatamente il Congresso e non sono legati da un vincolo di fiducia. Ovviamente vincolo di fiducia dovrebbe vedere anche la possibilità del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Però, ripeto, ogni forma di governo è figlia della cultura di un popolo. Io non equiparerei la cultura, sono nato la storia d'Italia con quella degli Stati Uniti che ha un humus diverso. Poi non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica nomina i giudici della Corte Costituzionale e presiede il CSM, quindi questo significa dare all'elettore la possibilità di eleggere appunto il capo del CSM e colui che poi nomina i giudici. Quindi ci sarebbe anche una sorta di ingerenza da parte del popolo nei confronti del terzo potere, del potere giudiziario. Certo, le sentenze sono scritte in nome del popolo. Io cambierei l'impostazione, le sentenze sono scritte in nome dello Stato, perché appunto noi non eleggiamo i giudici come magari avviene in America. Però, ripeto, secondo me è molto difficile che si arrivi ad una riforma del genere, perché non abbiamo, poi l'Italia è anche il paese dai 1000 partiti, quindi trovo molto molto remota l'ipotesi che si possa passare ad un presidenzialismo. Quanto è d'accordo, questa è un'ultima domanda sull'argomento, quanto è d'accordo con questa affermazione? La mia libertà finisce lì dove inizia quella di un altro, che è abbastanza rappresentativa di quello che è uno dei valori della nostra Costituzione. Guardi, in parte è vero, però quello che dice lei presuppone una maturazione completa del cittadino. E ciò non avviene. Noi abbiamo, e l'ho ribadito anche prima, l'abito della Repubblica ma l'anima di un monarca. Cioè in noi è ancora presente come forma mentis quella propensione ad agire come sudditi, ossia recarci dal signore feudale che come vassalli che prestiamo, giuriamo fedeltà in cambio di un sostegno. Lei pensi, soprattutto anche può sembrare paradossale, noi assistiamo a tanti casi di cronaca, di corruzione, soprattutto negli ambiti dei concorsi, in realtà non dovrebbe stupire più di tanto, e lo dico con estremo paradosso, non dovrebbe stupire più di tanto perché quella è proprio l'impostazione mentale di un sistema feudale, dove si andava dal potente di turno, si accettava la possibilità di essere comandati, quindi si rinunciava alla propria libertà in cambio di benefici. Quello che dice lei è sacrosanto. Però questo vale per un cittadino. Quando in Italia saremo e agiremo e penseremo da cittadini, potremo forse magari anche comprendere il significato profondo della frase che lei ha appena citato. Abbiamo una grande Costituzione. Lo speriamo. Speriamo di diventare cittadini all'altezza di questa Costituzione. Io ringrazio Ernesto Manfredonia e vorrei però parlare di un argomento. Siamo entrambi stabiesi di Castellammare di Stabia. Giovedì è venuto a mancare un simbolo quasi della nostra città, che era il cane Nerone. Lo stiamo vedendo adesso in foto. Questo cane è stato amatissimo da Castellammare, perché non è un cane qualsiasi, è un randagio, ma presiedeva a tutti gli eventi della città. Il santo della città è San Catello, lui stava al centro, avanti a tutto, diciamo, di queste processioni. Qualsiasi processione diciamo, c'era in città, lui era lì, amatissimo da tutti. E purtroppo di vecchiaia ovviamente è venuto a mancare. È stato un simbolo della città sicuramente, e, leggevo anche che vogliono conferire una statua ben meritata, una cittadinanza onoraria a questo cane. Ovviamente ha unito tutti e come diceva Ezra Pound,
il pensare divide e il sentire unisce. Ecco, Nerone, senza proferire parola, senza fare discorsi, è stato in grado di riunire tutti gli stabiesi. Mi permetto questo provincialismo in questa puntata, perché, come lei ricordava, siamo entrambi di Castellammare, però è stato veramente, poi i cani sono adorabili, quindi veramente è difficile non amarli, e in questo caso veramente ha fatto un capolavoro sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista della cittadinanza. Tant'è vero che avevano creato la pagina Facebook Nerone Sindaco e tutti quanti, tutti d'accordo su questa pagina. Infatti abbiamo ricordato così il nostro Nerone. Io ringrazio di nuovo Ernesto Manfredonia per essere stato qui con noi oggi, giornalista, dottore in giurisprudenza, cultore della materia di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato. Grazie. Grazie a lei. Ringrazio anche tutti gli altri ospiti della puntata, Roberta Saviano, l'avvocato Marcello Lala, ringrazio tutto lo staff di Prima TV Canale 17, io vi ricordo comunque la nostra mail redazione@primatv.it per poterci raccontare una storia, una criticità presente sul territorio, perché noi torneremo nella prossima stagione proprio per darvi spazio. Vi ricordo anche le nostre pagine Facebook, quelle YouTube, potrete rivedere questa puntata come tutte le altre puntate di Prima TV e vi ringrazio per averci seguiti. Arrivederci e alla prossima stagione. Arrivederci.